Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un argomento importantissimo che da un po' di tempo volevo discutere e ne volevo parlare con voi per chiarire anche il mio punto di vista su una cosa molto importante: la formazione nel trading online. Perché io parlo sempre della formazione nel trading online nei miei video? Perché parlo sempre di questo e per quale motivo la ritengo assolutamente fondamentale per il successo dei trader e anche di chi vuole capire, ragazzi, di chi vuole affacciarsi al mondo della finanza globale, generale, non solo sui mercati delle cripto, e vuole farlo assolutamente in maniera corretta. Prima di parlare di questa cosa, che ritengo essere uno dei miei video più importanti per aprire la mente, quindi sul classico Open Your Mind, come dico sempre, e per comprendere alcune differenze fondamentali che ci sono nell'approccio alla materia del trading, come dovete approcciarvi al trading e cosa dovete guardare, quali sono le cose importanti. Ma prima di iniziare con questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione, ragazzi, perché è molto importante per me e soprattutto per l'algoritmo YouTube, e date una mano a Trading On, date una mano a me personalmente. Grazie. Bene, andiamo nel cuore del video e facciamo un po' di logica, facciamo un po' di riflessioni. Perché la formazione è importante? Perché ne parliamo sempre, ne parlo io, ma anche altri YouTubers, ne parlano tantissime persone, e perché poi moltissimi utenti, traders, preferiscono far finta di niente. Preferiscono mettersi i famosi paraocchi e non capire che effettivamente è impossibile, se non a dire la verità, è un miracolo, chiamiamo così, poter vincere, poter avere successo sui mercati finanziari senza la giusta formazione. Come sempre mi piace partire dall'ultimo punto e poi andare indietro. Io sono uno di quelli che legge il giornale al contrario, ragazzi, dalla fine all'inizio. Allora, perché molti utenti mettono questi paraocchi e non riflettono sull'importanza della formazione, o ci arrivano molto tardi, me compreso? Per esempio, ragazzi, quando ho iniziato a fare trading, ma parliamo veramente di tanti anni fa, ero un ragazzino, avevo 20 anni, tutti facciamo la stessa identica cosa, facciamo lo stesso identico errore. Ci approcciamo a un mercato che è un mercato semplice, a dire la verità, perché vi dà l'accesso in maniera abbastanza semplice. Che ci affacciamo a questa materia in maniera molto semplice, viene reso tutto elementare, ci sono le pubblicità che ci dicono diventiamo ricchi, così, insomma, quel è il marketing, ragazzi. Voi dovete distinguere un marketing, cioè qualcosa che vi viene venduto, da quello che effettivamente ha un valore. Ha un valore per voi, per la vostra formazione personale e per la vostra cultura personale, per la vostra vita personale. La formazione è una cosa vostra, ragazzi, non è una cosa che viene venduta. Sì, è vero, ci sono i corsi, si pagano, ma quello perché il lavoro professionale svolto da chi è assolutamente un professionista, ci ha dedicato 20 anni della vita, ovviamente è un lavoro che ha un costo. Ma quel costo per voi è un investimento, ragazzi, non è una spesa. Non è come quando comprate l'iPhone, non è come quando comprate questo. Anche questo è un investimento, a dire la verità, se lo usate per il lavoro, ma è un investimento per la vostra vita, perché intanto vi insegna una cosa che è assolutamente importantissima. Perché se voi volete fare i trader, se volete giocare sul mercato, chiamiamolo così, non mi piace questo termine, ma lo uso ogni tanto. Se volete stare su questo mercato e volete capire come funziona, dovete avere la formazione. Immaginatevi di essere dei guidatori non professionisti che volete fare il Gran Premio. Andate sulle macchine sulla Ferrari, sulla McLaren, e voi volete fare il Gran Premio, non sapete neanche dov'è l'acceleratore e il freno su quella macchina. Ma allora, il problema di fondo è questo: come potete pensare di vincere, di avere successo su questo mercato senza avere nessuna formazione, senza aver letto un libro, senza aver fatto un corso importante? E noi passiamo tutta la nostra vita, personalmente, a essere formati da quando siamo bambini, in sostanza, ragazzi, una formazione continua. Dopo la laurea, se chi di voi la prende, magari la laurea, eccetera, addirittura nell'ambito lavorativo ci sono i master, i corsi di aggiornamento costanti. C'è una formazione che dura 20 anni, 30 anni, ragazzi.
per fare magari dei lavori che sono anche abbastanza semplici alcune volte, no? Mentre il trading è un lavoro estremamente complesso, è una sfida tra voi e il mercato. Non potete fare questa sfida senza l'allenamento. Voi dovete ricordarvi il film Rocky 3, Eye of the Tiger. Non c'ho la maglietta oggi, non c'ho la maglietta di Eye of the Tiger, me la sono dimenticata. Ta-da! Magicamente apparsa, ragazzi, Fearless, Eye of the Tiger. Allora, voi dovete ricordarvi quello che era il film Rocky 3. Vi ricordate? Per vincere, insomma, sui mercati si allena Rocky, fa uno dei migliori allenamenti più belli, il ritmo di musica è serrato, è meraviglioso. Perché per vincere, per avere successo sui mercati, dovete allenarvi, dovete essere forti. Dovete essere forti perché l'allenamento in primis è a livello tecnico, quindi una formazione, ma poi è anche verso se stessi, perché vi sentite più preparati e allo stesso tempo riuscite ad aprire la mente a comprendere quelle logiche dei mercati. Alcune cose che, per esempio, sono state, mi hanno detto alcuni utenti dopo i corsi di formazione che hanno fatto, dopo tanti miei, diciamo, pressing da un punto di vista di formazione, perché erano ad esempio degli utenti dell'Academy che per mesi e mesi non avevano fatto i corsi, continuavano a sbagliare determinate operazioni, continuavano ad avere incerte operazioni, cambiate da così a così, dopo i corsi, perché è vero, il corso è fatto molto bene, c'è una tecnica, diciamo, aiuta tantissimo, ma quello che fa per lo più è aprirvi la mente. Quello che fa è questo, cioè vi apre la mente, vi imposta un metodo. Vi imposto un metodo di ragionamento, ragazzi, perché poi i mercati cambiano e noi dobbiamo starci sempre sopra, dobbiamo starci sempre su a capire che cosa sta succedendo. Ma il metodo è il vostro, non ve lo toglie nessuno. Quindi, da un lato, voi potete considerare il lato, diciamo, della formazione come un costo, ma in realtà, ragazzi, è una cosa che rimane a voi. Mentre se andate a fare a spulciare i video dei broker, i video di gratuiti online che vi vendono il conto, perché così voi andate a fare 12.000 operazioni al giorno e perdete commissioni, ragazzi, perché che sta, cioè, dai, il mestiere di ognuno, anche in banca, ragazzi, fate così. Se voi andate in banca e provate a fare un investimento per la pensione, per un figlio, eccetera, la banca vi vende il prodotto che conviene alla banca. Non vi vende il prodotto che conviene a voi. Questo dovete capirlo. Quindi la preparazione sui mercati finanziari non è una cosa solo del trading, ma è una cosa che riguarda anche e soprattutto la vostra vita personale, la vostra gestione patrimoniale, il vostro approccio mentale alla ricchezza e anche come mantenere la vostra ricchezza, come preservarvi, perché uno dei rischi principali dell'assenza della formazione nei mercati è uno, ragazzi, cioè lì. Vabbè, avete capito che intendo, ragazzi, cioè preservarvi dai furti, dalle frodi, da quelli che sono i vari imbrogli che questo mercato ce n'è. Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Allora, come fate a dire ok, vabbè, non mi freghi, ecco, diciamola così. Come fate? Beh, lo fate se siete formati, lo fate se avete letto, lo fate se sapete, ragazzi, che fare X percentuali di rendimento su un prodotto finanziario non è possibile. Lo fate se sapete che, da un punto di vista di leva finanziaria, utilizzarla è un gioco al Superenalotto. Lo fate se avete queste nozioni, allora in quel caso siete impostati mentalmente e protetti come in una cassaforte svizzera contro i furti, le frodi e qualsiasi soggetto strano che vi viene a dire: io vi quadruplico il vostro capitale mentre tu stai a bere mojito sulla spiaggia. Allora, se voi avete questo tipo di contatti, ce cioè ne sono tantissimi, allora, e siete formati, avete letto tanti libri, avete fatto i corsi giusti di formazione, avete seguito e impostato mentalmente, a quel punto dite: io rido e mi dispiace per chi magari crede a queste cose, ma a me non mi freghi. Ok, ragazzi, quindi a questo serve la formazione. Poi vi serve anche tecnicamente, se volete diventare dei trader professionisti. A quel punto, però, un semplice corso singolo o un manuale non vi basta, dovete dedicarci tutta la vita, come tutte le cose, dovete dedicarci anni, 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 5, 6, 10 anni. Però la formazione di base è una cosa che serve a tutti.
a cui non potete prescindere, da cui non potete prescindere, perché è una cosa che vi cambia la vostra vita e vi fa comprendere i mercati. Quindi, fin tanto che restate nel limbo, il corso non lo faccio, il manuale non lo leggo, non mi interessa, trovo la nozione online del tipo che su Telegram sta scrivendo che comprende i mercati con la palla di vetro e andiamo su, andiamo giù, non comprendo che cosa significa, per esempio, il fatto che si possa sbagliare. Come gestisco lo stop loss, è normale o non normale? Sono approcci che si sviluppano qua dentro, ragazzi, e tutto parte da una metodologia. Quindi non vi fate fregare dal mercato, perché il trading è un lavoro bellissimo, un mondo bellissimo, ma anche pieno di squali, pieno di lupi, pieno di balene, che nel caso delle cripto sono anche simpatiche le balene, ma è pieno di soggetti che in sostanza cosa fanno? Cercano di vincere rispetto a voi, ok? Quindi voi dovete essere con la mente giusta, con il metodo giusto, formati. Magari non diventerete dei trader professionisti, quindi vi basta un semplice corso, un manuale scritto decente, ragazzi, ok? E leggetelo, dedicate 4 mesi della vostra vita a una cosa importantissima, ve la mettete dentro nella vostra sacca, nel vostro zaino personale, nessuno ve la tocca e vi porta ad avere un approccio mentale che vi aiuta su tutta la vostra gestione patrimoniale per avere successo e capire quello che potete fare e non potete fare. Come si ci approccia al trading? In questo modo. Come si vince sui mercati finanziari? In questo modo. Formazione, 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 mojito. Bene ragazzi, abbiamo concluso questo video, io vi ringrazio e fatemi sapere cosa ne pensate di questi miei pensieri nei commenti, perché so che questo è un argomento scottante, mi interessa assolutamente la vostra opinione per confrontarci, quindi scrivete nei commenti tutto quello che pensate. Noi ci rivediamo nel prossimo video e io vado a mare. Eye of the Tiger. Ciao!